Mercoledì è uscito nelle sale Joker Folie à deux, sequel del film del 2019 con Joaquin Phoenix protagonista, che all'epoca ottenne un ottimo successo sia di critica che di pubblico. Reduce anche dalla vittoria al Leone d'Oro come miglior film a Venezia. Ho deciso di inglobare all'interno dello stesso video questi due film, di sviscerarli assieme perché la forma è pressoché identica, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. I due film a livello stilistico si presentano molto simili. In Joker, Phillips ha esplorato temi quali la disuguaglianza sociale, l'alienazione e la malattia mentale. Tuttavia, nel corso degli anni io l'ho rivalutato. Ritengo infatti che il problema principale stia sulla scrittura, con una sceneggiatura che è volta unicamente a glorificare un personaggio che non merita tutta questa empatia e comprensione da parte del pubblico e che dopo 30 minuti diventa a tutti gli effetti un carnefice. Il punto è che dopo la sceneggiatura continua a spingere sul cercare di far empatizzare il pubblico e Phillips è sempre stato indulgente con il suo personaggio e non l'ha mai messo in discussione. Detto questo, cerchiamo comunque di analizzare e vedere più da vicino le scelte che sono state fatte da Todd Phillips in quanto regista e Lauren Scher nel ruolo di direttore della fotografia per Joker e Joker Folie à deux. I due film, da un punto di vista registico, si presentano molto simili, anche se il secondo capitolo diventa un po' più accattivante perché inserisce all'interno di sé la componente del musical e questo sicuramente dà un tono non indifferente al film. Tuttavia, però, dobbiamo prima fare un piccolo passo indietro. Todd Phillips è conosciuto a livello mainstream come regista per aver diretto appunto i due capitoli del Joker, ma soprattutto per aver diretto anche la trilogia di Una notte da leoni. Però forse tutti non sanno che lui proviene dal mondo del documentario underground e che il suo interesse per la natura estrema dell'essere umano proviene proprio dall'incontro che ebbe a circa 20 anni con Gigi Allen, un punk rocker eroinomane che era famoso per il suo comportamento estremo durante i concerti. Ecco, Phillips, all'età di 20 o 21 anni, comunque molto giovane, decide di seguirlo in un tour e realizzare poi un documentario intitolato Gigi Allen and the Murder Jenkins. Gli show di solito degeneravano in violenza con il pubblico e vi lascio poi immaginare cos'altro, e Phillips ha dichiarato che pur avendo una figura interessante davanti a sé è stato comunque complesso gestirla per un anno intero perché comunque è anche una persona abbastanza incasinata e oscura. E un po' questo mi ricorda il documentario d'osservazione di Alessandro Redaelli intitolato Funeralopolis, che anche lì ritraeva, diciamo, la vita a 360 gradi di un duo di artisti musicali, e diciamo che nel ritrarre le varie sfumature la camera non rimaneva mai spenta. Successivamente Phillips girò altri due documentari di questo tipo, serviranno poi per entrare nel cinema americano mainstream per il grande pubblico. Ora, facendo un bel time skip in avanti, Phoenix dichiarò a Phillips di non essere ancora pronto ad abbandonare il progetto, ad abbandonare il personaggio di Arthur Fleck, e di aver sognato Joker una notte mentre ballava, raccontava barzellette e cantava. 5 anni dopo, e una pandemia, Phillips decise di portare su carta quello che Phoenix gli raccontò in questo sogno, però ovviamente non è sufficiente per giustificare un sequel. C'è ovviamente la volontà di replicare gli incassi del film precedente, e in Joker Folie à deux, parlo del secondo capitolo ovviamente, nonostante ci sia alla base un qualcosa di molto interessante e profondo da raccontare, come ad esempio questo discorso un po' metacinematografico mettendo in discussione quello che è successo nel primo film, o una sorta di critica al fatto che molto spesso con omicidi seriali ci sono delle persone che vanno anche a sostenere questi ultimi, persone che urlavano di liberare questi personaggi. Ecco, nel film accade
praticamente la stessa cosa. Il punto è che quando entra in gioco la componente da musical, un po' velata e alle volte no, tutto questo viene smorzato e non si arriva mai fino in fondo su quello che si vuole dire. Perché accadono questi, diciamo, stacchetti musicali? Accadono esattamente nel momento di massima tensione di climax, dove tutto poi viene, come dire, smorzato improvvisamente. E anche la componente fotografica, che viene mantenuta molto simile tra due film, e poi entreremo anche più nello specifico, nel secondo capitolo del Joker non mi dà mai la sensazione di marcio, è tutto troppo, come dire, pulito, come se avesse costantemente il bisogno di risultare appagante per l'occhio di tutte le persone. E il lavoro che fece Fraser per The Batman, per fare un confronto e per rimanere in tema, vi lascio comunque il video qui da qualche parte se ve lo siete perso, lo trovo nettamente più funzionale. Il titolo utilizza il termine francese folie à deux, che se non sbaglio sta ad indicare un disturbo mentale condiviso tra due o più individui, di solito della stessa famiglia. E se nel primo capitolo c'erano evidenti riferimenti al cinema scorsesiano anni 70 e 80, nel secondo troviamo dei riferimenti invece a One from the Earth di Francis Ford Coppola. Ora, una cosa su cui dovremmo soffermarci è l'utilizzo, mi verrebbe da dire, teatrale delle luci, che in qualche modo va a coadiuvare l'idea del film che porta verso la direzione del musical. Se nel primo capitolo la fotografia di Cher giocava molto con la complementarietà dei colori per andare a raccontare la dualità del personaggio di Phoenix, nel secondo capitolo Cher vuole raccontare lo stato di alienazione di Arthur e, attraverso piani più o meno stretti, cerca lentamente di farci scivolare all'interno della mente di quest'uomo. Oscillando continuamente nel dubbio tra chi sia Arthur e chi sia Joker, e dove la fantasia assume una funzione quasi salvifica. Lo sappiamo che metodo per raccontare con profondità una scena è giocare con il contrasto tra i colori, ad esempio il blu con l'arancio, il rosso con il verde, il giallo con il viola e così via. Però la percezione che noi diamo al colore è anche soggettiva, perché noi associamo magari a un ricordo che abbiamo vissuto personalmente, lo associamo ad un colore in particolare, ed ecco quindi che la percezione diventa estremamente personale e a livello cinematografico un DOP può andare a manipolare il colore per poi di conseguenza manipolare le emozioni di una scena. E uno forse che più di tutti ha sperimentato in tal senso è stato Vittorio Storaro. Ecco, Cher nel primo capitolo decide di utilizzare il colore per raccontare il terrore, ma nel secondo capitolo decide di fare un ulteriore passo in avanti, dove il colore diventa estremamente dominante all'interno del film. Assume quasi un carattere più vivace, soprattutto quando ci troviamo all'interno della mente del Joker nelle scene musicali. Nel primo capitolo i movimenti che compie il protagonista non sono affatto casuali, perché Todd Phillips e lo scenografo, ispirandosi alla New York degli anni 80, un periodo in cui New York stava cadendo a pezzi, hanno ricreato proprio da zero una vera e propria mappa di Gotham. Mappa che tra l'altro si può anche intravedere in alcuni tagli di inquadratura, dove anche la presenza banalmente della spazzatura assume un carattere di valore per la caratterizzazione del luogo, dove ogni quartiere ha un tipo di spazzatura differente. Ovviamente il digitale del film ha permesso di modificare l'estetica delle architetture, modificare anche eventuali paesaggi, e il quartiere dove vive Arthur, il South Bronx, è interessante perché alla sera, quando lo vediamo rincasare, ogni volta lui compie sempre la stessa salita. Quindi è un quartiere fatto di molte salite, di tante discese, di deviazioni. Questo perché il percorso che Arthur Freck deve compiere ogni sera deve risultare quasi come un calvario. Lui deve arrivare a casa estremamente confuso, stanco e provato. Il film parla molto di dicotomie e di lati del nostro io. Possiamo essere buoni, ma al tempo stesso possiamo anche essere cattivi. E ogni volta che Arthur ritorna a casa sta lottando per essere la versione migliore di sé, mentre alla fine del film lo vediamo
invece compiere una discesa, perché è più facile scendere piuttosto che salire. E qui lo vediamo finalmente abbracciare la sua vera natura, che seppur caotica, fatta di rabbia e violenta, lo fa festeggiando. E la cosa forse più interessante in tutti questi momenti in cui lui sale le scale dall'inizio del film, le inquadrature sono lente, tutto metodicamente lento, anche la sua camminata. Uno dei motivi per cui si è scelto il grande formato per ambedue i film era l'intenzione di voler entrare in empatia con il personaggio e avvicinarsi troppo ad esso, perché con il grande formato, anche utilizzando una lente da 80 mm, facciamo un esempio, risulta abbastanza ampia, e questo fa ottenere sicuramente una profondità maggiore. Infatti Cher poi andrà a scegliere lo stesso corpo macchina anche per il secondo capitolo, quindi un Alexa 65 e un Alexa Mini LF. Sempre nel primo capitolo del Joker ci sono poche scene illuminate in interno giorno, solamente su qualcuna e sul finale in particolar modo c'è questo corridoio su cui dopo il Joker si allontana camminando, lasciando le impronte di sangue, con questa finestra da cui entra molta luce solare. Questo può essere inteso come una sorta di richiamo a un finale di tipo western, però con un'impronta anche un po' surrealista. Anche qui si voleva richiamare la stessa scena, più o meno la stessa scena che vediamo quando Arthur va a chiacchierare con l'assistente sociale. Ecco, in quel momento vediamo più o meno lo stesso ambiente, più o meno la stessa inquadratura, ma tutto viene spogliato di ogni elemento, di ogni colore, e di conseguenza tutto perde di densità in scena. Quindi l'intenzione era quella di entrare in relazione con il soggetto principale, e soprattutto il grande formato in questo aiuta molto, perché permette, anche attraverso delle lenti specifiche, di mettere a fuoco a distanze veramente brevi. Infatti c'è differenza tra mettere la macchina vicina al soggetto e posizionarla invece da lontano, zoomando. E quindi l'intenzione era quella di ottenere una certa intimità, una certa relazione con Arthur nel primo film e con Arthur e Lee nel secondo film. Nel primo film, ma anche in Joker Follia Joe, la macchina spesso si mette vicino al personaggio di Arthur con una certa instabilità, proprio perché vuole entrare in contatto con lui. In Joker le lenti utilizzate per sostenere il grande formato sono state veramente di diverso tipo, a partire dalle Prime 65, alle Prime S, fino ad arrivare alle Prime DNA. In aggiunta a queste sono state usate anche quelle Zeiss Compact Prime e infine una lente Nikkor. Mentre in Joker Folie à Deux le lenti sono state delle Masterbuilt Ultra 65, queste abbinate alla serie Anastigmat, e una lente Nikkor, anche qui adattata poi per i 65 mm. In entrambi i film, infine, la copertura delle scene veniva fatta con più punti macchina, e in questo il grande formato aiuta molto, perché attraverso il sensore permette di vedere più ampio ma senza allargare. Quindi anche qui, ricordiamolo, io posso comunque girare con una lunghezza focale lunga, ma comunque avere un angolo di campo abbastanza ampio. Con questo il video finisce qui, fatemi sapere voi cosa ne pensate dei due film, se avete visto Joker Folie à Deux fatemi sapere cosa ne pensate riguardo alla pellicola in generale di Todd Phillips. E detto questo, come sempre vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!